Sì, ciao Filippo, allora andiamo avanti con la politica del punto, un primo tempo bruttarello, il secondo tempo migliore, qualche errore di troppo in fase di impostazione, molti lanci sbagliati e poi quell'episodio del rigore che pesa veramente come un macigno. Ciao, buonasera. Sì, sapevamo che era una partita oggi un po' più di sofferenza, di attesa, perché loro avevano un possesso comunque, cioè che era la loro qualità principale. Quindi aspettavamo, cercando di recuperare palle e di non innervosirci, però sono d'accordo con te che abbiamo sbagliato forse un po' troppi palloni, ovviamente non è facile, però bisogna migliorare per cercare appunto di fare gol. L'episodio del rigore è un episodio che è girato male, l'importante è che la squadra dopo non si è demoralizzata e non si è disunita. Ecco Filippo, dopo le prestazioni di Genoa e Cosenza, questa di oggi, come la reputi? Un passo indietro? O sicuramente c'è un percorso ancora da continuare per migliorare? Sì, penso che la prestazione di Genoa è stata forse paragonabile a questa. Cosenza forse è stato un passettino in meno, perché era una squadra un po' con le nostre caratteristiche, che ci metteva forse un po' più in difficoltà perché ci aspettava dietro, mentre noi facciamo un po' meglio magari quando abbiamo un po' più spazio. Quindi penso che oggi sia stata una prova positiva, abbiamo tenuto bene dietro e sì, non abbiamo capitalizzato ma ci siamo andati vicini. Senti Filippo, anche il mister ha sottolineato che anche la difesa si è assestata, anche tu hai fatto una bella prova e quindi il fatto di non subire gol è già un passo in avanti notevole rispetto alle precedenti partite. Rimane ovviamente adesso da farne noi, quindi di metterli noi dentro la porta avversaria. Sì, la difesa si è assestata, però è merito di tutti, no? Perché se la squadra comunque in questa partita non ha preso gol è merito anche degli attaccanti, dei centrocampisti, del portiere, dei difensori, quindi per questo ovviamente anche del mister. Sulla fase di possesso sappiamo che c'è da migliorare, però come ci ha sempre detto il mister, era importante prima sistemare un po' la fase di non possesso e poi adesso piano piano guarderemo a come migliorarci in avanti, a essere più cinici, più concreti, a sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. Ecco Filippo, il fatto che le due squadre avessero bisogno sicuramente dei tre punti, no? Giustamente per risollevarsi anche da questa situazione di classifica, può avere influito o condizionato un pochino l'andamento della gara, della partita, perché diciamoci la verità, il primo tempo non è stato un granché. Da ambedue le parti, parlo io, da ambedue le squadre. No, io credo che le due squadre adatto vengono da un periodo un po' complicato, no? Quindi, sai, certe giocate si fanno fatica anche a provare perché c'è un po' più di ansia, il pallone pesa un po' di più e pensi se sbaglio dopo comunque sai già non siamo messi bene, aggraviamo ancora di più la situazione, quindi si pensa un po' di più alla concretezza e magari viene meno il bel gioco. Ora ci sarà Cagliari, una partita contro una squadra candidata di diritto a ritornare nella massima serie, però il Perugia non può permettersi di perdere terreno, altrimenti e poi si fa di nuovo brutta, no? Quindi che approccio pensate di adottare a Cagliari? Ma noi approcceremo alla solita maniera, no? Quindi andremo là sapendo che il Cagliari è una squadra forte, li rispetteremo ma non avremo paura, loro vengono da un momento di crisi, cercheremo di sfruttare magari anche loro, cioè anche la loro un po' ansia o pressione che hanno addosso. Poi vabbè, comunque sono appena retrocessi, i giocatori sono di alto livello, quindi non bisogna sottovalutarli. Senti Filippo, la maledizione dei calci di rigori continua, dopo Bari, Terni, adesso anche contro la Spalla. Ti è sembrato che dopo il calcio di rigore sbagliato la squadra abbia in un certo senso risentito di questa cosa e abbia un pochino dato più spazio alla Spalla? Guarda, allora ti dico che noi partiamo sempre forti il primo tempo, quindi giocare i primi 45 minuti a 1000 all'ora e rientrare il secondo tempo è difficile tenere tutto quel ritmo per tutta la partita, quindi magari ci metti un po' di delusione per il rigore sbagliato e un po' di stanchezza e magari la Spalla ha preso un po' più di campo, però non credo che sia un problema, nel senso se la squadra rimane compatta e unita, anche se gli lasci un po' più di campo, se sei bravo non è un pericolo, ecco. Chiudiamo con lui. Sì, l'ultima domanda, dopo Cagliari poi ci saranno altri due scontri diretti e poi se vogliamo anche la prima di ritorno proporrà il Palermo, quindi tutte partite molto tirate, quali sono le vostre aspettative? Sembra una domanda retorica, ma ovviamente cercheremo, no, di fare più punti possibile per toglierci da questa
brutta posizione. Sì, il nostro pensiero deve essere che quando sfidi una squadra che ha qualche punto in più di te, i punti valgono doppio, no? Quindi sicuramente gli scontri diretti vanno presi ancora con maggiore attenzione e noi lo faremo, questo te lo garantisco. Grazie.